Cesare Marino è uno dei residenti di località Buonanotte a Vasto. Perché vi sentite cittadini di serie B? Ma la verità è che da tanti anni che lotto invano per poter far sistemare questa strada che congiunge la statale 16 con la vecchia provinciale, diciamo, anzi con l'attuale provinciale a monte. E naturalmente da svariati anni che mi occupo di questo problema per il rifacimento del mando stradale, che venne alla luce nel 2009, proprio il giorno del Santo Patrono, cioè San Michele Arcangelo, che ci venne sistemata questa strada. Però dopo 9 anni, diciamo all'incirca, non abbiamo avuto più quella manutenzione e quindi si sono create numerose buche che mettono in repentaglio la sicurezza della circolazione. E non è poi l'altro modo di sistemare con pietrisco che rende ancora di più pericolosa la percorrenza. Ecco, a dispetto del fatto che siamo in una zona prevalentemente di campagna, però qui passano tante auto al giorno proprio per bypassare il traffico della statale 16, non è vero? Sì, esattamente, passano, non voglio dire a migliaia ma a centinaia, d'estate poi non ne parliamo, è un continuo. Qui tra l'altro ci sono tante discariche abusive, anche di materiale pericoloso e inquinante, davvero inquinante. Sì, è vero questo, l'abbiamo visto in più punti, sia a valle vicino alla, diciamo, al ponte della ferrovia e sia a monte vicino all'autostrada. È diventata una cosa insostenibile e non ne possiamo più. Ripeto, io mi sono sempre fatto portavoce della zona e continuo ad esserlo fin quando ci sarò. Però una cosa è certa, che le istituzioni, chi comanda, deve prendere provvedimenti. A chi si rivolge in particolare? Lei già si è rivolto in passato alle istituzioni, a quali però? In particolar modo inizialmente mi rivolgevo al consorzio di bonifica, essendo questa una strada di bonifica, ma in realtà le leggi che ci sono state fatte a riguardo, proprio nel 92 uscì una legge per quanto riguarda il nuovo codice della strada, che diceva esattamente che anche le strade vicinali sono assimilabili a quella comunale. Quindi nessuno ha preso la briga, diciamo, di volersi addossare questo onere di sistemare questa strada. Qui mancano tra l'altro anche i servizi essenziali. Esatto, non abbiamo né luce, non abbiamo fognature, non abbiamo metano, insomma, per farla breve, siamo al terzo mondo. Quindi manca l'illuminazione pubblica in particolare. Esatto, esatto. Nonostante svariate richieste negli anni passati, sottoscrizione presentata al Comune, il Comune è stato sempre latitante. Hanno detto sì, però in realtà non hanno mai provveduto. Adesso chiediamo i fondi alla Comunità Europea, ma anche questi fondi che sono stati chiesti alla Comunità Europea non si sa se sono arrivati o meno. Comunque noi sappiamo che non abbiamo avuto nulla, quantunque paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini, paghiamo tra l'altro anche gli usi civici ai terreni. In più, devo essere sincero, abbiamo avuto 2 anni fa l'aumento sproporzionato da parte del consorzio di bonifica del 57% sulle bollette dell'acqua, anche se l'acqua tra l'altro poi l'abbiamo, ma è acqua inquinata con la salmonella. Non sappiamo se questo cibo che noi andiamo a consumare alla fine sia anche idoneo e, diciamo, sia buono.